28 dicembre 1895 nasce il cinematografo. A Parigi, 10 mesi dopo aver brevettato la macchina di ripresa, i fratelli Louis e Auguste Lumière organizzarono la prima proiezione pubblica d'un filmato, facendo pagare il biglietto per assistere all'invenzione che sarebbe diventata la settima arte, uno dei più grandi fenomeni sociali, mediatici e culturali. Nel salone del Grand Café vennero proiettati 10 brevissimi film, ciascuno della durata di circa un minuto. Il primo, L'uscita dalle officine Lumière, girato in esterna, con operai e operaie inquadrati a camera fissa al termine del lavoro. Ogni soggetto è semplice e realistico. A seguire, il pubblico vede per la prima volta su uno schermo il pasto di un bambino. Maniscalchi in attività, gente che pesca. Solo in un caso arriva a sorpresa il finale comico. Né l'arroseur arrosé, un tizio che annaffia le piante, finisce innaffiato, con gran divertimento di chi assiste alla scena. Queste celeberrime sequenze di immagini in movimento, amorevolmente conservate, che oggi chiameremmo cortissimi, costituiscono la parte più preziosa di un immenso catalogo. I fratelli Lumière realizzarono circa 1400 film, brevi vedute, come erano chiamate allora, girate in 10 anni, sino al 1905. Nel frattempo, il cinematografo era diventato uno spettacolo abituale in centinaia di città europee ed americane.